Carissimi, siamo alla vigilia della riapertura dei saloni, dei parrucchieri o dei barbieri e qui a Saccolongo, nei giorni scorsi, siamo rimasti tutti scioccati da questo cartello. Andiamo a sentire qualcosa di più dall'amico Flaviano. Allora, Flaviano, eccoci qua. Allora, siamo rimasti tutti scioccati, eh? I giorni scorsi, passando qui da Via Scappacchiò abbiamo trovato questo cartello. Come stai? Tutto bene? Tanto salutiamo anche la moglie Anna Ramin. Va tutto bene, sì, va tutto bene. Allora, insomma, decisione presa. Insomma, Sì, mi sono sorpreso anch'io, ma è stata una decisione ormai risoluta, basta, presa, quindi decisione presa, non più negoziabile, come si suole dire. non si può più tornare indietro. Allora, Flaviano, tu nei giorni scorsi mi raccontavi un po' della tua storia, insomma, figlio d'arte del papà Augusto e dello zio Giuseppe, dai quali hai imparato il mestiere, la professione, come ci tieni appunto a dire tu, professione che poi hai trasferito e passione che hai trasferito anche alla moglie, Anna Ramin, e poi vedremo anche ai figli, perlomeno a due dei figli, che poi con loro sentiremo anche che cosa comincerà la nuova avventura, la nuova sfida da domani. Allora, raccontaci un po', siamo qui in via Scappacchio a Saccolongo, da dove voi con la moglie condividete questo spazio, Via Roma. in via Roma, da ben 40 anni. Raccontaci un po' la storia, come è nata questa tua passione, questa tua professione? Questa mia professione è nata perché me l'ha trasmessa mio papà, mio zio. E poi ho lavorato 5 anni a Padova. E poi da 18 anni in poi fino a 81 anni che ho adesso ho lavorato a Saccolongo, che sono autoctono di Saccolongo, mancato solo nell'andare via la vita militare. Quando hai fatto l'anno del servizio, quando servizio Servizio militare, militare, sì. quindi militi assolto, eri in aeronautica, in Aeronautica, aeronautica. Insomma, tu qui hai visto passare parroci, sindaci. tutto sì, io del paese lo conosco come le mie tasche. Anche perché tu sei classe 1939, 1939. insomma, quindi. Allora, sentiamo anche un scambio di parole con la moglie, quindi con Anna Ramin. Voi siete sposati da quanti anni? Da 52. 52 anni, quindi voglio dire, insomma, anche lei di Saccolongo, no, lei No, di Santa Maria di Vezzano. Veggiano, quindi insomma qui della zona. E voi avevate inizialmente due locali distinti, anche proprio distanti tra di loro, prima di mettervi qui in via Roma Uno tutti dove era il insieme. bar Lo Zodiaco, io. Al bar Lo Zodiaco, E ok? me Ah. e lei, dove abitavamo nella casa Bertone, a fianco della pizzeria e della gelateria, nella casa in mezzo. Poi 1980, quindi esattamente 40 anni fa, quindi insomma bello anche questa chiusura, così insomma con un numero tondo, siete arrivati qui appunto in via Roma. Sì. Allora, la passione e la professione l'hanno presa anche i figli, no? Mirko e Dennis, che qui sono insieme al fratello Adamo, che invece si occupa nel mondo delle pellicerie, giusto? Nel mondo. Allora, Mirko e Dennis, voi avete il locale a Selvazzano, giusto? Volete dirci qualcosa? Anche perché da domani per voi immagino che inizi un nuovo modo di lavorare. Sì, esatto. E da domani si comincia con un metodo nuovo di lavoro dove sarà solo per appuntamento tutti i giorni e con tutto il materiale usa e getta, mantelle, asciugamani, tutto usa e getta, mascherine, guanti, igienizzanti e bisogna prenotare tutti i giorni. Ecco, ricordiamo che voi avete fatto quanto di chiusura? Due 2 mesi e mezzo. mesi e Due mezzo, mesi e quindi mezzo di insomma. chiusura, quindi è stata un po' dura, sì, un bel sacrificio. Sentendo ogni sera promesse diverse, sentendo ogni sera. Tante promesse, ma non è arrivato niente dallo Stato e comunque è stata un po' dura e domani bisogna farsi sulle Quindi maniche. domani avete voglia di Siamo già, sì, riprendere. per quello siamo a pieno regime, domani questa settimana è tutto pieno. E quindi è buono perché la gente ha i capelli lunghi, Eh beh, è caldo e eh devono beh, farsi eh beh. bene. Invece il fratello Adamo no, non ha preso questa passione, lui si è dedicato ad altro, giusto? Pellice. Pellicce, dove ad Abano? No, Ad Abano, Abano. insomma. Quindi, come dice Flaviano, insomma, sempre questione di pelo, ma altro pelo, insomma. Sì, ma non è, cioè, Casa per fare storica. il lavoro.
Ok, allora ascolta una cosa, Flaviano e Anna, e quindi da domani voi qual è il vostro futuro? A cosa vi dedicherete? Quali passioni potrete coltivare? Ma noi, Io mi dedico sempre a casa. Quindi casalinga, quindi la passione alla casa che potrà curare ancora con più attenzione. Invece Flaviano, tu sei un podista, giusto? Io amo camminare, tanto camminare. Ho fatto 20 anni in podista con il gruppo Eugenio Sebazzano. Prima ancora ho camminato 5 anni sui colli con mio fratello, che li conosco, i colli come le mie tasche, conosco nome per nome ogni monte. Poi 20 anni di podismo, dicevo, sì, appunto, e poi adesso cammino invece per tutto il mio paese, per tutte le vie del mio paese. Quindi insomma di Saccolongo tu conosci anche le buche, eh? Sì. E degli argini pure, insomma. Ogni casa so, anche se vado in cimitero, ho fatto i capelli al 99% delle persone. Bene, insomma, noi ci tenevamo, ecco, personalmente io sono un cliente di Flaviano e nelle piccole comunità, insomma, il sindaco, il maresciallo dei carabinieri, il farmacista e il barbiere sono i punti di riferimento, per cui insomma quando ho visto il cartello ho detto oddio, è proprio un pezzo del paese che ci lascia. Non sapevo tutta questa storia riferita appunto anche al papà e allo zio, la passione trasferita alla moglie, quindi insomma è stato veramente piacevole insomma. Tu hai preparato, mi dicevi, avevi preparato una tua lettera, un tuo qualcosa, no? Un tuo madrigale, come mi Io? dicevi. Sì, Sì, sì. ce lo vuoi leggere? Sì? Ecco, vediamo che. Dammi il libro, dove lo so. In fondo a destra, sembra a destra. Tra l'altro, Ecco, dimmi, i miei intanto che cerchiamo, sì. amici della mia classe che hanno 42 anni hanno letto il cartello, la cessata attività, mi stanno Sì? scrivendo ogni giorno che amarezza e che tristezza. Ma Eh questi qua certo. viene soltanto scritto queste cose. 67 qua adesso anni, però. guarda, scusa, 67 anni che Sessantasette anni, scrive. Il 67 papà, anni. Allora, vai Flaviano, leggici quello che 67. avevi preparato un po' nelle serate in cui stavi prendendo la tua Quando ho decisione. pensato di chiudere, e allora ho scritto: i parrucchieri Flaviano e Anna hanno terminato la loro vita lavorativa perché, considerando l'età, 81 per me e 70 per la moglie Anna, quasi manca pochi mesi. E così, adoperando la saggezza e inchinandosi al destino della vita, abbassiamo la serranda del lavoro. Anche perché ora c'è il pericoloso coronavirus e alla nostra età non c'è, la sentiamo di fare gli astronauti parrucchieri e apriamo la vita per altri orizzonti. Parlando del nostro mestiere, che è un'arte, che con le mani facciamo tagli di capelli e di barba e acconciature, e mia moglie Anna tagli colori permanenti che abbelliscono e che diventano la cornice del nostro volto, valorizzandolo. E poi è stato interessante lavorare a stretto contatto con le persone perché si sono sentite tante storie di vita vissuta che poi sono state utili anche per noi stessi perché ci hanno formato una certa cultura sociale. Un consiglio per i giovani è di amare sempre il proprio lavoro, anche se faticoso, perché è uno dei tesori più importanti che si possono avere per apprezzarsi e farsi apprezzare. Un'altra cosa che mi sento di dire è che la domenica mattina faccio il podista e percorro il circuito della Montecchia. Mi viene spontaneo paragonare che forse io e mia moglie Anna abbiamo tagliato in 120 anni un monte di capelli alto come la Montecchia. Un grazie caloroso a tutti i clienti che si sono fatti eseguire il servizio da noi. Ora avremo più tempo di godersi i nipotini, Elia ed e magari rinnovare il bianco di nozze a Roma. Ciao a tutti, Anna e Flaviano. E facciamo un applauso. Allora, Flaviano, la chiudiamo qua. È stato per me un onore essere un tuo cliente e per me un onore poter registrare
questo video. Sono circa 10 minuti, qualcosa meno, ma che sicuramente mi auguro e spero resteranno appunto nella storia, anzi sono sicuro che resteranno nella storia di Saccolongo. Io vi saluto, vi ringrazio e lo pubblichiamo già pomeriggio stesso, in maniera tale che così tutti domani sapranno che qui ci sarebbe stato il nostro Flaviano e la moglie Anna, ma in realtà qui saranno lo stesso, quantomeno nei nostri pensieri, insomma. Sotto un'altra figura. Bene, Sì, grazie a voi, grazie a voi. grazie. Anche perché mi commuovo quando leggo Ma va queste bene, va cose. bene, perché vuol dire che arrivano dal cuore. Bravo Ah, hai finito Flaviano, tu? Sì. bravo.